Yo, how many mics do we rip on the daily? Say many. How many mics do we rip on the daily? Donne e motori, solo gioie e niente dolori. A Il Moro, a Modena Sud, presentazione per la monoposto della Cram Competition di Alessandro Kozkin, che partecipa alla Formula Master. Il sedicenne pilota italo-russo-bolognese ha vinto la seconda gara dell'appuntamento francese a Pau. Partito dalla quinta posizione, conquista una bella vittoria dopo aver combattuto con Rennis Retera. Ho iniziato all'età di 9 anni, quando mio padre mi fece provare il primo kart. Mio padre, siccome era anche uno che conosceva bene quello sport, ha visto subito che avevo un po' di qualità e mi fece continuare, e sono arrivato a correre in Formula Master. Attraverso il kart ho corso circa dal 2001 fino al 2007 in kart a livelli internazionali, e ho vinto molte gare, molte coppe e sono riuscito a chiudere nel 2007 il campionato internazionale USK in seconda posizione. Dopo sono passato alle macchine in Formula Renault 2000 il primo anno, l'anno scorso, e adesso con in Formula Master. E l'anno scorso ho fatto la prima vittoria a 15 anni in Formula Renault 2000, record, e quest'anno ho fatto la prima vittoria in Formula Master a 16 anni e a Pau, la prima gara, e spero di continuare. Avevi iniziato con un'ambizione di che tipo quest'anno? Ho iniziato sperando, cercando sempre di migliorarmi sempre di più gara per gara, e sono partito molto bene perché ho vinto la prima gara e adesso spero di migliorarmi sempre di più, cercando di raggiungere i miei traguardi. I problemi da risolvere all'inizio quali sono stati? Tecnici, di ambientamento, di guida? Nessun problema, solo magari prendere la macchina in mano, e poi dopo è continuato come l'anno scorso. Adesso con questa vittoria non ti sei montato la testa ovviamente, però ti sembra di aver ottenuto già qualcosa, qual è il prossimo scalino? No, non è che non mi sono montato la testa e cerco sempre di migliorare. Io a Pau non è che cercavo la vittoria, sono riuscito a raggiungerla, però e il mio scopo è migliorare nei tempi, nella costanza, nel cercare sempre di raggiungere il meglio possibile dalla macchina e continuare così. La Formula 1 è lontana, è un sogno, però è un sogno che si realizzerà, speri? Sì, è un sogno di tutti e spero che si realizzerà, speriamo. Adesso c'è anche questa fase di passaggio, dovresti passare a con la Federazione Russa, se non erro? Sì, adesso passo alla Federazione Russa, perché mia madre è russa, sono mezzo sangue russo, 50% del mio sangue è russo. Mi sento molto vicino alla Russia come mentalità e passo a questa federazione. Spero di fare bene. Questo può trarre qualche vantaggio anche rispetto alla situazione attuale? Speriamo che può portare qualche vantaggio. Questo non lo posso sapere adesso. L'importante quest'anno in Master è finire magari nei primi tre, pensi riuscire? Sì, speriamo di finire nei primi tre, anche primo, e spero di continuare a migliorarmi sempre di più, è quello il mio scopo. Ernesto Vita, Alessandro, ha iniziato quest'anno da rookie, ha già una vittoria, è su una buona strada? Sì, ha iniziato quest'anno, ha iniziato l'anno scorso il Renault 2000, che è stato il più giovane pilota che ha vinto il Renault 2000. Ha vinto due gare, ha fatto tre podi, quest'anno ci ha stupito, io lo sapevo che non andava piano, e sta andando avanti, sta migliorando, è giovane, stupisce perché è giovane e ha 16 anni, ma stupiva anche in carte perché quando correvi in carte era molto giovane e batteva quelli più grandi di lui. Siamo partiti con un obiettivo, adesso questo obiettivo si è trasformato o rimane tale? No, siamo partiti per fare questo campionato, poi vedremo a metà del campionato cosa succede, a fine campionato. Abbiamo già delle proposte per guidare un Formula 1. Si passa alla Federazione Russa? Penso che passiamo alla Federazione Russa perché lui corre da 7 anni col nome russo della madre, che è di Mosca, e corre con la bandiera russa.
I vantaggi che può portare questo cambiamento? Vantaggi, lui tiene molto, lui è molto russo come carattere, come persona, e lui tiene molto a questa sua sangue metà russo della madre e del suo paese. È stata una cosa che abbiamo concordato insieme quando era bambino. Può darsi che ci porti più fortuna o meno fortuna, non lo so, bisogna vedere. Questa vittoria e questo inizio promettente ha portato anche gli occhi magari di alcuni sponsor? Ma sponsor in questo momento non sono io lo sponsor principale. Mi sono fatti vedere delle compagnie di brokeraggio che interessa il ragazzino, che lo seguono dal carte, che mi hanno interpellato, che sono rimasti stupiti da questa vittoria subito alla prima gara in questa pista difficile dove tutti sono andati a sbattere e lui non ha fatto errori. E allora sai, lì vediamo, speriamo bene. Quanto è importante avere queste compagnie che mettono un'ipoteca sul futuro? Importante perché sono legati a grossi nomi di aziende mondiali, sono legati a grossi team, e se lo porta avanti una grossa compagnia è sempre una diversa immagine. How many mics do we rip on the daily? Mini money, say me say many. How many mics do I rip on the daily? Mini money, say me say many. How many mics do you rip on the daily? Mini money, say me say many. How many mics do we rip on the daily?